Benvenuti a tavola è un programma presentato da De Min e Roberta a Belluno. Secondo giorno della settimana, benvenuti a tavola, benvenuto nuovamente Giancarlo. Grazie Giorgia, benvenuti a tutti voi. Pronti anche quest'oggi per una nuova ricetta, dolce o salata che sia, ma che rigorosamente sarà cotta in forno. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un antipasto. Un antipasto semplice, uno strudel salato con le verdure di stagione, quindi con la zucca. Prendiamo quindi prima la pasta sfoglia, poi abbiamo zucca, radicchio, un po' di cipolla, del formaggio latteria. E poi servirà un po' di farina per stendere la pasta e un po' di uovo per dare un po' di decorazione. Naturalmente, sale, pepe, olio, evo, sempre di base. Naturalmente. Allora, iniziamo. Stendiamo la nostra pasta sfoglia. Non dobbiamo stenderla troppo sottile, perché altrimenti poi va a rompersi durante la cottura. Perfetto. Affettiamo delle fette di zucca. Poi taglieremo un po' la cipolla e un po' il radicchio. Ecco, tutte queste verdure poi le passiamo nel forno per pochi minuti. Preriscaldato sempre? Sempre preriscaldato, va benissimo sui 180 gradi con il forno di casa. E il tempo di cottura di queste verdure sarà di circa 4-5 minuti. Gli diamo un po' di sapore con un po' di sale, con un po' di olio evo. Anche qua Giancarlo vale sempre la regola che se le verdure sono tagliate più o meno allo stesso spessore cuocono ovviamente in maniera omogenea. Esattamente, giusto? Quindi è anche importante perché poi quando andiamo ad avvolgere lo strudel non si vada a rompere, no? Perfetto. De Min Roberta a Belluno in via Feltre, da tre generazioni punto di riferimento per le macchine da maglieria e per cucire, festeggia 70 anni di attività. Si rinnova e sconta tutte le macchine da cucire chilometro zero in esposizione. Sono più di 50, affrettatevi! De Min Roberta a Belluno, auguri e sconti! Nel frattempo che le verdure si preparano, tagliamo delle listarelle di formaggio che servirà sia per dare gusto allo strudel, sì, anche perché fa un po' da isolante tra la pasta e la verdura, per l'umidità della verdura. E lo poniamo sul fondo della pasta sfoglia. Molto bene, prendiamo le verdure che nel frattempo sono pronte e facciamo uno strato all'interno con la zucca. Poi poniamo in mezzo il radicchio e la cipolla. Poi per chiudere si può pennellare la pasta sfoglia con un po' di albume d'uovo o semplicemente bastare un po' d'acqua. Benissimo, chiudiamo molto bene, chiudiamo i lati, poi facciamo una specie di trecciolina che così è anche bella da vedere. Gli facciamo dei piccoli taglietti in superficie che servono per far evaporare l'umidità all'interno dello strudel, altrimenti lo strudel poi si rompe in cottura. Lo mettiamo nella nostra placchetta da forno. Pennelliamo con un po' di tuorlo d'uovo, volendo anche allungato con un po' di latte, appena appena, in modo da dare colore. Eccoci qua. E lo passiamo in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti, a seconda dei forni di casa. Allora, quindi, è passato il tempo, vediamo il nostro strudel com'è. Ah, mi pare che ha un bel aspetto. Togliamo la parte iniziale e poi facciamo un paio di tranci a persona che andiamo a posizionare sul piatto. È un piatto molto semplice, potete prepararvelo prima tranquillamente a casa e poi lo cuocete nel giorno che vi serve. Allora ti ringrazio Giancarlo, noi ci rivediamo domani a Benvenuti a Tavola. Benvenuti a Tavola è stato offerto da De Min e Roberta a Belluno.